Ciao a tutti cari amici e care amiche, oggi mi trovo in via San Martino a Tor di Betto di Assisi. Come ogni giorno io insieme a mia sorella Maria Chiara e a tutto il nostro progetto politico civico che si chiama L'amore per Assisi e frazioni, ogni giorno a piedi andiamo a vigilare, a controllare, a monitorare Assisi e tutte le frazioni dell'intero territorio comunale assisano per dimostrare la nostra vicinanza ai cittadini e per denunciare la mancanza di manutenzione ordinaria delle strade, la mancanza di pulizia dei tombini, la mancanza di illuminazione pubblica, la mancanza di sicurezza urbana ed extraurbana, la mancanza di metanizzazione delle frazioni, della maggior parte delle frazioni del nostro intero territorio comunale assisano. Come vi dicevo, oggi mi trovo in via San Martino, a frazione Tor di Betto di Assisi. Guardate il degrado delle strade, Maria Chiara, gentilmente, fai vedere il degrado delle strade di questa frazione di Tor di Betto di Assisi. Ecco, questo schifo, questo degrado non si deve più vedere. Se sarò sindaco di Assisi, grazie al vostro aiuto elettorale, garantirò la manutenzione ordinaria delle strade, eliminando sprechi ed inefficienze comunali. Andremo a ricavare risorse, fondi da destinare per asfaltare tutte le strade di Assisi e di tutte le frazioni dell'intero territorio comunale assisano, per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei cittadini, dei nostri familiari, dei nostri parenti, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri amici, dei nostri conoscenti. Questo schifo non si deve più vedere. Quindi noi garantiremo la manutenzione delle strade, la pulizia ordinaria dei tombini. Garantiremo un efficiente sistema di raccolta dei rifiuti urbani, garantiremo la sicurezza dei cittadini attraverso il vigile di frazione, il vigile di quartiere e attraverso l'installazione massiccia di impianti di videosorveglianza, oltre che ad Assisi, ma in tutte le frazioni dell'intero territorio comunale assisano. Garantiremo la tutela e il rispetto dell'ambiente. Garantiremo l'attenzione alle categorie più fragili della nostra società, quindi politiche per tutelare, proteggere, difendere e garantire il benessere dei giovani, dei disoccupati, dei inoccupati, degli anziani, dei diversamente abili, dei portatori di handicap. Quindi un progetto a 360 gradi che è rivolto a rilanciare l'economia, rilanciare il turismo, il settore artigianale, commerciale, industriale, e quindi per creare lavoro e ridare dignità a tutti i nostri cittadini di Assisi e delle sue 20 frazioni. Io, Francesco Fasulo, giovane candidato sindaco di Assisi, per tutti i miei concittadini e le mie concittadine, io ci sono e ci sarò sempre. Quindi alle prossime elezioni comunali del 2021 di quest'anno, votate il sottoscritto Francesco Fasulo, giovane candidato sindaco della città di Assisi, con il suo progetto politico, civico, puramente, interamente civico, libero dalle logiche partitiche. Basta i partiti di destra, basta i partiti di centro, basta i partiti di sinistra. Occorre il partito dei cittadini, che si chiama L'amore per Assisi e frazioni, dove i cittadini non delegano più ai soliti politicanti corrotti, disonesti, interessati solo al loro tornaconto personale, ma i cittadini si candidano, prendono i voti, vanno al governo della città e rappresentano i propri cittadini per risolvere le loro problematiche con concretezza, celerità e velocità. Poche parole e tanti fatti. Votate Francesco Fasulo. Ciao cari amici e care amiche.